Questo è un video un po' particolare perché ha una doppia valenza. Da una parte è uno dei moduli del corso sul denaro, sulla mentalità finanziaria, sulle rendite automatiche che puoi trovare gratuitamente, completamente gratis, nella Anahera Training Academy. Dall'altra parte è anche una digressione casuale, una di quelle di quei flussi di pensieri che vengono fuori e devono essere trasmessi in telecamera. Quindi lo potrai trovare in due parti diverse. Perché questa doppia valenza? Perché in questo video voglio parlare di una delle leve maggiori che ha il mondo occidentale e che probabilmente hai anche tu o sicuramente qualcuno che ti sta vicino. Ed è l'avidità. L'avidità è una delle leve fondamentali e più potenti di condizionamento dei popoli. E grazie all'avidità ci sono personaggi poco raccomandabili che costantemente, ogni anno, malgrado tutto, continuano a fare truffe, passatemi il termine, o come si dice a Roma, sole. se tu fossi romano sapresti che cos'è una sola. Bene, sono appunto truffe in cui in qualche modo, attraverso varie escamotage, si convincono le persone di un determinato affare, un affare imperdibile che ti potrebbe dare talmente tanti soldi che ti potrebbe far cambiare la vita. E la gente, accecata dall'avidità, non vede quello che c'è dietro, non si fa domande, vede soltanto il risultato finale che non otterrà mai, ma normalmente perderà i propri soldi. Questo video viene nel corso sul denaro poco prima di iniziare a parlare di rendite automatiche. Perché questo? Perché è fondamentale che tu conosca il mondo delle rendite automatiche vere e il mondo, appunto, degli scam. Cosa sono gli scam? Cosa sono le truffe? Sono quelli che spesso vengono chiamati schema Ponzi. Chi era Ponzi? Ponzi, guarda caso, era un italiano emigrato in America che ha truffato tutti i suoi concittadini, quindi altri emigrati in America, attraverso uno schema che si basava proprio sull'avidità. Vediamolo in maniera abbastanza semplice, come funziona uno schema Ponzi. E la cosa che può meravigliare è che, per quanto sia logico, semplice, immediato da comprendere, migliaia, se non milioni di persone in tutto il mondo e tantissime in Italia ogni singolo anno cascano all'interno di questi schemi. Te ne potrei fare una lista infinita degli anni scorsi. Nomi come Banners Broker, Telex Free o qualcosa di simile, Uninet e qualcosa del genere, sono state cose che sono accadute qualche anno fa. Quest'anno ce ne sono altri, te ne potrei anche fare nomi, sono abbastanza palesi. C'ho tantissime persone che ci stanno già cascando di nuovo ed è anche per loro che faccio questo video. L'anno prossimo ce ne saranno altri. Non c'è bisogno di fare nomi, basta usare un briciolo di logica. Basta ritornare a quando eravamo bambini. La ricordi la storia di Pinocchio? L'avrai probabilmente letta, sentito, avrai visto qualche film. Beh, Pinocchio a un certo punto, quando si libera da Mangiafuoco, incontra il gatto e la volpe. Pinocchio mostra loro degli zecchini d'oro che aveva, che era riuscito ad ottenere. Ebbene, cosa fecero il gatto e la volpe? Convinsero Pinocchio che se avesse dato gli zecchini a loro, loro l'avrebbero seminati nel campo dei miracoli che stava nel paese dei Barbagianni. Ebbene, in questo campo dei miracoli, questi zecchini sarebbero stati sotterrati, avrebbero creato un enorme albero che avrebbe fruttato tanti, molti di più zecchini di quelli che lui avrebbe dato a loro. E questa è una storia. Sembra assurda. Eppure questa stessa storia viene raccontata in mille modi diversi, farcita in mille maniere diverse, da personaggi diversi che si tolgono la maschera del gatto e la volpe, si chiamano con nomi diversi, eppure tante persone finiscono nel paese dei Barbagianni a dare i loro zecchini d'oro a questi personaggi e puntualmente finire come Pinocchio, perderli. Bene, questi vengono chiamati schema Ponzi. Che vuol dire schema Ponzi? Tu dai dei soldi a noi, non fai niente, oppure fai delle cose che sono perfettamente inutili, che servono soltanto per farti avere l'impressione di fare qualcosa, e questi soldi magicamente si moltiplicano, ma non di poco, non
tu mi dai 10 euro e forse ne prendi, che ne so, 10.5 a fine anno, o se siamo davvero bravi 11, che vuol dire il 10%, no? Se io ti do 10 euro, un 10% di utile fra un anno sarebbe già tantissimo nel nostro mondo dove le banche ti danno lo 0,2 forse. No, loro per attirare i barbagianni cosa fanno? Ti dicono: tu dai 10 euro a noi e fra 6 mesi diventano 500, diventano 1000, fra un mese 10 diventano 300, cioè hanno dei margini talmente tanto alti che servono per fare leva sull'avidità della persona. Quando si fa leva sull'avidità si diventa ciechi, perché non si sta neanche a vedere come fanno a replicare, a moltiplicarli così fruttuosamente. Cosa che tra l'altro nel nostro mondo non esiste. Cioè non ci sono mezzi reali per poter avere delle garanzie sicure di un investimento che dia un guadagno mostruoso come quelli che fantomaticamente propinano in giro. Ricorda questo: ogni e qualunque personaggio, network, sistema, azienda, sito, che ti dice tu dai 1000 euro a me, 100 euro a me, 500 euro a me, 6000 euro a me, 10.000 euro a me, qualunque sia la cifra, tu mi dai 1000, io fra 6 mesi te ne do 3000, te ne do 4000, te ne do 10.000, 20.000. Chiunque ti dice questo sta applicando uno schema Ponzi ed è una reincarnazione del gatto e della volpe e tu sei una reincarnazione di Pinocchio. Ricorda questo. Non esiste modo, non esiste mezzo che te lo possa garantire. Oggi esistono in Italia, ti parlo del 2016 in cui registro questo video, ci sono diversi sistemi che si nascondono dietro pseudo associazioni che vogliono fare del bene, che ti dicono tu dai 1-2 euro a me, poi io te ne darò 1.500-2.000 a te. Non si sa esattamente come. Poi se vai a leggere le modalità, non c'è scritto. Ci sono scritte delle cose fantomatiche, esattamente più o meno come le stesse cose che il gatto e la volpe raccontavano a Pinocchio. Non c'è una logica. Se tu ragionassi un attimo senza l'accecamento dell'avidità, capiresti che è esattamente la replicazione della storia del gatto e della volpe, nonché un altro schema Ponzi. C'è chi ti dice, adesso c'è la moda di Bitcoin. I Bitcoin sono la criptovaluta per eccellenza, ovvero una moneta elettronica creata totalmente all'interno dei computer. Io ti dico sinceramente, io investo e guadagno in Bitcoin. Per me i Bitcoin sono una rendita automatica di cui ti parlerò, ma non come quelle che ci stanno in giro. Non esiste modo che, come qualcuno sta propinando in giro, per cui tu mi dai 5, 6, 7 mila euro a me, io faccio, dico, brigo, imbroglio, e questi 5, 6, 7 mila euro fra 6 mesi ti diventano 20.000. Non si è ben capito come. Ora, ti posso garantire che lavorando con i Bitcoin, minando Bitcoin, usando i Bitcoin per investire, non c'è modo per poter ottenere quelle cifre. Non esiste. Esistono dei modi per investire in Bitcoin, esistono dei modi per generare delle rendite con i Bitcoin, che poi ti spiegherò, ma stiamo parlando di rendite piccine, stiamo parlando di rendite logiche, stiamo parlando di rendite possibili, non fantomatiche. Ma se io ti dicessi, se tu mi dai oggi 3.000 euro, io da domani ti do 1 euro al giorno, perché è quello che si riesce a guadagnare da un determinato lavoro. Questo potrebbe essere ragionevole, ma diverso sarebbe se tu mi dai 3.000 euro a me, per i prossimi 6 mesi non prendi niente, ma fra 6 mesi io te ne do 20.000, 30.000, 40.000. Oppure fra 6 mesi ti do 50 euro al giorno, 100 euro al giorno. Poi noi in Italia siamo fortunati perché, essendo abbastanza ignoranti sulle lingue, in tanti non conoscono l'inglese. Ma se tu conoscessi l'inglese scopriresti che di questi programmi Ponzi, di questi gatto e la volpe rivisti e corretti, ce ne sono migliaia in America. In America, in giro per il mondo, attenzione. Troverai migliaia, letteralmente migliaia di siti che ogni singolo giorno ti offrono dei programmi ad altissimo rendimento. Adesso l'ultima moda del momento sono quelli a orari. Cioè ogni singola ora tu gli metti 10 euro, ogni singola ora ti danno dei centesimi, ti danno l'1% ogni ora. Ogni ora la banca ti dà l'1% l'anno.
loro te li danno ogni ora. Capisci quanto bisogna essere Barbagianni per poterci cascare? Ovviamente dietro loro ti dicono: noi siamo dei maghi del Forex, noi prendiamo i tuoi soldi, li investiamo, facciamo, diciamo, e ti possiamo garantire questo guadagno immenso. Qualcun altro ti dice: noi siamo dei maghi delle nanotecnologie, facciamo questo, questo e quest'altro. Qualcun altro ancora ti dice: noi facciamo energie alternative, e questo e quest'altro, e ti possiamo dare questi guadagni. Sono tutte balle, sono tutte storie per acquisire i Barbagianni, per far sì che gli danno quei pochi soldi che c'hanno e far sì che poi se li possono prendere. Ma attenzione però, qual è il bello dello schema Ponzi? E qui sta il bello. Perché tantissimi diranno: ah, tutte palle, io sto dentro questo sistema X e questo sistema Y e ho già incassato i soldi, ho messo 100 e ho preso 300. Vero, ed è proprio lì il bello. È lì che inizia l'avidità. Perché se le persone facessero solo questo, avrebbero guadagnato. Ma la maggior parte della gente che versa 100 e prende 300, sai cosa fa? Ne investe 3.000 e non prenderà mai i 9.000. Perché questo è il gioco. Lo schema Ponzi prevede esattamente questo. Gli ultimi pagano i primi. Che vuol dire che il sistema funziona finché c'è un giro di denaro tale per cui se io entro per primo e ti verso 100 euro... E diciamo che, non so, ipotizziamo che la promessa è di darmi, io verso 100, tu mi dai 300 fra 6 mesi, ok? Oppure fra un mese, se vogliono incassare più velocemente lo fanno molto più breve. Adesso lo fanno a giorno. Ci sono sistemi che ti dicono: tu mi dai 100 euro, io fra 2 giorni te ne do 120. Ti danno il 20% al giorno, cioè una cosa pazzesca, proprio veramente da Barbagianni. E quindi come funziona? Io metto 100 euro. La promessa è: fra un mese me ne dai 300. Bene, cosa accade? Io fra un mese ricevo 300 euro. Al che cosa faccio? Dico: wow, cavolo, 100 sono diventati 300 in un mese, funziona! Non solo ti danno 300 in un mese, ma ti danno il programma di affiliazione o ti danno il network. E allora ti dicono: hai visto? Tu sei stato pagato. Adesso dillo a tutti, perché non solo tu guadagnerai 3 volte, o 6 o 7 o 8, quello che sia, su quello che mi dai tu, ma ti darò delle commissioni pazzesche, altissime, anche sugli altri sulle altre persone che porterai dentro il sistema. Capisci? E quindi... lo so che viene da ridere, ma viene da ridere pure a me. Peccato che c'ho migliaia di persone che ci cascano tutti i giorni e che malgrado tu glielo dica, loro accecati dall'avidità continuano per poi piangere dopo qualche mese. Quindi tu incassi e cominci a dirlo a tutti. E non solo lo dici a tutti a chiacchiere, ma lo dici: guardate qua, io ho incassato, ho messo 100, ho incassato 300. Cosa accade poi? Che tu non solo rimetti quei 300 dentro, ma fai debiti, chiedi soldi a tua madre, a tuo padre, a tuo fratello, convinci tutti a mettere tutto quello che hanno all'interno del sistema, perché tanto si moltiplicherà per 3, per 4, per 5, per 10, chissà che. Ed è esattamente quello che il gatto e la volpe vogliono. Nel momento in cui si è creato il sistema talmente ampio e si è diffuso così tanto da poter avere tanti di quei soldi che hanno incassato, sai che cosa accade? Beh, la tecnica, la strategia classica di questo scam, di questi sistemi, è che iniziano ad esserci dei piccoli problemi tecnici. Ops, abbiamo avuto un attimo un problema tecnico, non riusciamo a fare i pagamenti per qualche giorno, stiamo sistemando il software. Normalmente funziona qualcosa del genere. Intanto continuano ad incassare un altro po', dopodiché, dopo qualche giorno di scuse, scompaiono, il sito sparisce e via. Ah, ovviamente, quando si è accecati dall'avidità, non si va mai a controllare chi c'è dietro il sito. Non si va mai a controllare dove sta la sede. Non si va mai a controllare se le persone che sono i CEO, cioè gli amministratori, esistano davvero. Se hanno un profilo su Facebook, se hanno un profilo su LinkedIn, cosa hanno fatto prima? Non si va neanche mai a cercare il nomino dell'azienda, che ne so, coin qualcosa, scam, perché basterebbe mettere il nome dell'azienda a fianco scam, e cercare su internet quello che si trova in inglese, per magari trovare una valanga di informazioni di gente che dice: ragazzi, è una sola, è una fregatura, perché non vi rendete conto che è uno schema Ponzi di qua di là. Quindi basterebbe informarsi. Ricordiamoci lo schema Ponzi: i primi vengono pagati in maniera tale che si crei il giro e il passaparola per poter mettere sempre più soldi finché loro hanno tanti bei soldoni nelle loro casse e scompaiono da un giorno all'altro. E ovviamente saranno irrintracciabili, uno perché l'azienda sarà in un posto
inarrivabile, due perché l'amministratore sarà una persona che non esiste o sarà un prestanome che sarà già scomparso da qualche parte e, come per Pinocchio, gli zecchini non li rivedrete mai più. Spero tu abbia compreso come funziona lo schema Ponzi e spero tu abbia iniziato a capire come identificarlo. Ricorda, per identificare uno schema Ponzi basta notare, basta innanzitutto leggere e non farsi fregare dall'avidità, leggere quello che c'è scritto, andarsi a informare sull'azienda, chi è, chi non è, dove sta, da quando è nata, che cosa c'è dietro, se ci sono delle referenze. Normalmente se cercherai delle referenze online troverai che sono tutti scam, cioè che non esistono, che sono appunto truffe. In più basta vedere se fanno delle promesse fantomatiche in cui tu non devi fare assolutamente niente, dove non c'è niente da vendere, dove tu non ti devi impegnare per niente se non al massimo cliccare su qualche banner o fare qualche cosa, cavolate che servono soltanto per attirare i barbagiani di turno. E a quel punto tu mi dai 100, io ti darò 300, 400, 1000, 1500, chissà quanto. Più mi dai, più ti darò indietro. Non solo, c'è un altro piccolo inghippo che usano. Loro ti dicono, sì, tu fra 6 mesi puoi incassarlo. Però attenzione, se tu mi dai 100, io fra 6 mesi ti do 300. Ma se tu non li incassi e me li lasci, quei 300 fra 6 mesi diventano 3000. Quindi in realtà tu hai l'idea di aver incassato 300, ma in realtà quel numero è soltanto su un tuo account virtuale che sta online. Perché in qualche modo, facendo di nuovo leva sull'avidità, ti dicono, ah cavolo, tu lasciali da me i 300 che mi organizzo io e li ripianto di nuovo nel campo dei miracoli. Altro che 3 zecchini, 3 alberi di zecchini, ne crescono 100.000 di alberi di zecchini, poi incasserai. Non arriverai mai a incassare. Quindi il gioco è questo. Uno, ti moltiplicheranno i primi soldi. Se sei all'inizio di un sistema scam, di un sistema Ponzi, sarai anche pagato, potrai anche incassare. Allora, se vuoi davvero, o se ci stai già dentro, l'unica cosa che puoi fare è, appena puoi, incassa i tuoi soldi e se hai anche un solo centesimo di guadagno, ringrazia Dio o chi per lui che ti sia arrivato quel guadagno e non li hai persi. Ma dopo, esci fuori. Non investire più niente, perché se li reinvesti avrai perso, sarai di nuovo nel loro gioco. Questo, attenzione, è lo stesso sistema che vige nei casinò. Difficilmente in un casinò la gente esce col guadagno, perché se vinci avrai l'avidità a voler rigiocare e perderai tutto. È lo stesso principio dei gratta e vinci, se avrai giocato un gratta e vinci lo sai come funziona. 5 euro, gratta e vinci, ne vinci 10, cosa fai? Incassi 10 euro, ringrazi e te ne vai? Oppure prendi altri 2 gratta e vinci? Nella maggior parte dei casi, prendi altri 2 gratta e vinci. Cosa fai? Perderai 10. Come al solito. Questo è il gioco dell'avidità. In grande diventa uno schema Ponzi. In grande diventa tutta questa serie di truffe che ci sono in giro. Non c'è nessun sistema, nessuno al mondo che ti possa garantire guadagni in moltiplicazione geometrica senza fare assolutamente nulla, senza vendere qualcosa, senza un prodotto, magicamente. Esistono dei sistemi che ti possono creare delle rendite, ma stiamo parlando di rendite fattibili, non di fantomatiche. Se qualcuno ti moltiplica per 1, per 2, per 3 il tuo capitale, è una truffa. Capiamoci. Io sto investendo oggi su dei sistemi che generano Bitcoin, per esempio, i quali il tuo capitale forse ti rientra dopo un anno, quello che hai messo tu. Dopo quell'anno, se ci saranno determinate condizioni, comincerai a guadagnare qualcosina. Ma queste sono fattibili, ma perché così funziona il sistema di generazione dei Bitcoin? Ripeto, questa criptovaluta che adesso va tanto di moda, dopo ne parleremo più in uno dei prossimi video sul denaro e sulla mentalità finanziaria e appunto sulle rendite automatiche tratterò anche dei Bitcoin, perché è un modo per generare delle rendite nel lungo termine, non immediato come te le vendono e non con quelle cifre assurde. Le rendite sono plausibili, sono fattibili. Chiunque ti dice io ti do il 100% del capitale, il 200%, il 300, il 1000 nell'arco di 2, 3, 4 mesi, sono truffe. Non c'è nessuno che ti possa garantire questo. Ti dico già che non c'è nessuno al mondo che ti può garantire anche solo il 10% l'anno
del tuo capitale, capisci? Il 10%, cioè se tu investi 1000 euro, nessuno reale ti potrà garantire con certezza che a fine anno te ne darà 1100. Nessuno. Ci sono in alcune nazioni, alcune banche che ti riescono a dare il 6, 7, 8%, forse in alcune nazioni del Sud America riesci anche ad avere il 10-12% dalle banche, ma ragioniamo su nazioni dove hanno un tasso di inflazione infinito. Ebbene, in Italia o nelle nazioni occidentali o in Europa, nessun sistema, te lo sto ripetendo 12 volte, poi non mi dire che non ti ho avvisato, nessuno può darti un guadagno garantito. Garantito vuol dire che te lo firmo e controfirmo e che poi ti arriva davvero già soltanto del 10%. Figuriamoci se riescono a darti un guadagno del 100, 200, 300, 400%, a volte non annuale, a volte mensile, a volte dopo 6 mesi. Sono tutte truffe. Vediamo se lo capiamo, lo sto ripetendo decine e decine di volte per fartelo entrare in testa. Verifica dove stai mettendo i tuoi soldi, fa attenzione, perché la maggior parte di loro sono degli schema Ponzi. Vuoi sapere qual è l'unico schema Ponzi legale in Italia? Perché ne abbiamo uno sotto il naso. E gli schema Ponzi ovviamente sono illegali in tutto il mondo, ma ne vengono fuori come se niente fosse. C'è un mondo davvero dietro gli schemi Ponzi. Addirittura ci sono online delle aziende che fanno software apposta per gli schemi Ponzi. Così che tu puoi crearti uno schema Ponzi da un giorno all'altro e metterlo online, incassare soldi e sparire. È una prassi abbastanza nota all'estero. In Italia non si conosce tanto perché non capiamo l'inglese, quindi di siti in italiano ce ne sono soltanto pochi, o qualche network che arriva da chissà quale paese, est, ovest, chissà dove, e lo propinano in Italia finché poi spariscono, come hanno sempre fatto. Beh, l'unico schema Ponzi reale, cioè l'unico schema Ponzi legalizzato in Italia è l'INPS, cioè la nostra previdenza sociale. Perché la previdenza sociale? Perché gli ultimi, quindi se tu oggi sei un lavoratore dipendente, i soldi che versi per la tua pensione in realtà non servono per la tua di pensione, servono per pagare le persone che oggi hanno 80 anni. Quindi i tuoi soldi pagano chi sta sopra. E per sperare di avere tu la pensione, dovrai sperare che quando tu avrai 80 anni ci saranno talmente tanti lavoratori che potranno pagare la tua di pensione. Ecco perché il sistema delle pensioni più avanti si va, più collassa. Non a caso, se tu fossi un bravo osservatore, starai notando come piano piano stanno aumentando l'età pensionabile, in maniera tale che ogni anno di pensione che aumentano, quindi se prima andavi a 60 anni, adesso vai a 65, poi magari arriverai a 70, eccetera. Quindi cercano di allontanare l'età pensionabile e cercano di avvicinare il momento della morte. Per cui ricordiamoci che per l'INPS tu dovresti riuscire a lavorare finché non vai in pensione, poi prima muori meglio è, cioè il concetto è quello, perché sennò poi diventi un costo. Quindi tu sei una rendita finché lavori, diventi un costo quando sei in pensione. Ecco perché tra l'altro le ultime statistiche in Italia, tra l'altro il 2015 è stato devastante, perché c'è stato un tasso di mortalità pari a quello degli anni della guerra. Non si sa come mai, boh, vabbè. Però sono piccole cose strane che poi uno unisce, fa uno più uno e si fa qualche domanda a cui non potremo mai avere risposta. Rimane il fatto che l'INPS è uno schema Ponzi legalizzato. Loro usano i soldi degli ultimi per pagare i primi finché soldi ci saranno. Ovviamente pagano i primi, ma pagano anche le pensioni dei politici che hanno i vitalizi a vita, si chiamano vitalizi appunto, pagano le pensioni, le cosiddette pensioni d'oro, quindi quelle da qualche parte i soldi devono entrare, non essendoci fonti di reddito, non essendoci alberi con gli zecchini d'oro che crescono e che fanno generare denaro dal nulla, a qualcuno lo devono togliere. E quindi l'INPS utilizza appunto il sistema pensionistico per togliere agli ultimi per dare ai primi. E quando arriverai tu in quella zona dei primi che dovrai prendere soldi, spera che ci saranno ancora degli ultimi che pagheranno te e spera di vivere abbastanza per recuperare qualche spicciolo. Tra l'altro il sistema pensionistico italiano, correggetemi se sbaglio, se non hai raggiunto l'età, quindi quel minimo pensionabile, quel minimo di lavoro quel minimo di anni di lavoro, perdi tutto quello che hai dato. Quindi tu potresti lavorare 10 anni, pagare le tue tasse per la pensione, se non arrivi a 30, 40, non so neanche quanti sono, non li rivedrai mai più. Però questo è legale, cioè se lo fai tu in un altro sistema è una truffa, ma se lo fa l'INPS è legale.
No, vabbè, le leggi sappiamo come sono fatte. Quindi, a parte questa piccola informazione su come funziona uno schema Ponzi, attenzione, visto che già d'obbligo stai dentro uno schema Ponzi che è l'INPS, cerca almeno di non cascarci negli altri. Quindi, evitiamo di buttare soldi inutilmente in cose che vengono mosse esclusivamente dall'avidità. Quando ti propongono qualcosa tipo il paese dei Barbagianni e il campo dei miracoli, togliti il velo dell'avidità per un attimo, riprendi la tua capacità di essere senziente, prendi due informazioni e renditi conto che è impossibile quello che ti stanno proponendo, anche se loro te lo venderanno come una cosa sicura, certa, al 100% e garantita, con tanto di prove di migliaia di persone che avranno già preso i soldi. Sono proprio quelle prove che ti dimostreranno che lì sei di fronte a uno schema Ponzi. Nessuno, ricordati, e qui lo chiudo per l'ultima volta, iscrivetemi pure che sono prolisso, non me ne frega niente, perché preferisco che mi scriviate che io sono prolisso e non che mi scriviate che avete perso tutti i vostri soldi all'interno di uno schema Ponzi, perché questo video lo faccio apposta per evitare che la gente si prenda sole e truffe, come si dice a Roma. Nessuno potrà garantirti un guadagno superiore al 10, 15, 20% è già tantissimo annuo. Cosa vuol dire annuo? Anno 100 diventano 110 a fine anno. Chiunque ti propina 100 diventano 300 fra 6 mesi, 100 diventano 200 domani, 100 diventano 1000 fra un anno, è uno schema Ponzi, al 100%, te lo garantisco. Ecco, questa cosa è una cosa che ti garantisco io. Non ti posso garantire quei guadagni, ma ti posso garantire che chiunque te li garantisce sta facendo lo stesso lavoro del gatto e della volpe con Pinocchio. Quindi, mi raccomando, non fare la fine di Pinocchio, non andare in giro nel paese dei Barbagianni e tieni i soldi per te che magari li investi in qualche rendita automatica vera. Alla prossima!